È dedicata all'innovazione in agricoltura l'edizione 2018 del premio Turing e sono 10, uno per provincia, i centri di ricerca, gli istituti di formazione e le imprese toscane che quest'anno si sono aggiudicati il riconoscimento presentato in Regione Toscana. Il premio è nato nel 2000 su iniziativa del Corpo Consolare del Turing Club e ogni anno premia le realtà artistiche, ambientali e culturali tipiche della Toscana. La Regione Toscana ha tra le sue priorità fondamentali che la Giunta regionale ha stabilito proprio quello dello sviluppo dell'innovazione come elemento di sfida per affrontare il futuro e in particolare il Turing Club ha fatto attenzione a valorizzare l'aspetto legato alla sostenibilità che è possibile attuare proprio grazie alle moderne tecniche, proprio grazie all'innovazione. L'edizione 2018 del premio Turing cade in un anno che il Ministero dell'Agricoltura ha deciso di dedicare al cibo italiano e di tipicità le realtà premiate in tutta la Toscana, dalla costa all'interno, ne ha davvero tante. Il Turing è molto attratto dalla valorizzazione dei prodotti alimentari e quindi della filiera anche tra agricoltura e tecnologie alimentari che la Toscana rappresenta così bene e che porta nel mondo con i suoi prodotti tipici e con la valorizzazione dei suoi territori. Il segreto del successo sta nella capacità di impiegare in agricoltura le nuove tecnologie e di evitare gli sprechi di risorse disponibili per migliorare anche le condizioni dell'ambiente. Un territorio che davvero fa la scelta di gestire le tecniche di produzione secondo l'agricoltura biologica è un vero approccio, come dire, sostenibile in termini ambientali, ma anche in un'ottica di prospettiva economica. I riconoscimenti alle 10 realtà selezionate per il premio Turing 2018 saranno consegnati tra aprile e giugno nel corso di eventi organizzati in tutte le province toscane.